Stiamo sorvolando il ranch di Borrego, Cory. Arriveremo nella zona infestata tra due minuti. A meno che Borrego non ci spari addosso. Pensi che ci sia questa possibilità? In vita mia non ho mai fatto una disinfestazione senza avere grane da qualcuno. Almeno capissero che lo facciamo per il loro bene. Sì, figuriamoci. Elicottero 2, qui elicottero 1. Ci sentite? Elicottero 2, dimmi, corri. Abbiamo appena raggiunto la zona infestata. Segnano i confini secondo il piano A, ti darò le istruzioni. D'accordo, elicottero 2, chiudo. Speriamo che il tempo mantenga così. Ci sei? Vai. Questo lavoro ci creerà un sacco di guai, ma noi disinfesteremo la foresta fino all'ultimo albero. Tutto a posto, Joe. L'area è delimitata. Sì, certo, sì, signore. Sì, ma io... Ma noi... Cory, c'è John Borrego al telefono. Minaccia rappresaglie se non la smettiamo di annaffiare. Signor Borrego, sono Cory Stewart. Stewart, se non smettete di avvelenare l'aria vicino ai miei pascoli, vi denuncio. Non possiamo, la foresta è in pericolo. E al pericolo che corrono le mie bestie? Non ci avete pensato? Certamente, ma le assicuro che non nuocerà nessuno, tranne che ai parassiti degli alberi. Delle sue assicurazioni non me ne faccio niente. Senta, vuole che le dimostri che non c'è pericolo? Come? Vada nei suoi pascoli e porti con sé un cavallo. Ma perché dovrei farlo? Vediamoci lì, le darò le prove che cerca. Va bene.
Di solito cane che abbaia non morde, almeno spero. Andiamo, Lessi. Monta, Lessi. Cori, ti porti l'aiuto? Come? Beh, se Borrego smentisse il proverbio, se la vedrà con Lessi. Forza, Lessi, va a presentarti. Vede, gli animali si capiscono subito fra loro. Sono stupidi e muti. È facile, Stuart. Non crede? Questa non è esattamente la mia opinione. Le sue opinioni non mi interessano. Questo è da vedersi. Venga con me ora. Vede, tutti questi campioni possono rilevare gli eventuali effetti chimico-tossici dello spray. Ne abbiamo appiazzati più di 100. Li controlleremo dopo la disinfestazione. Dopo potrebbe essere troppo tardi. Lei sta parlando come se fosse la prima volta che salviamo una foresta. È la prima volta che lo fate nelle mie terre. Signor Borrego, vorrebbe lasciar morire la foresta? Niente più alberi, né legname. E questo succederà se non ci diamo da fare. I parassiti degli alberi sono spaventosi. Tutto quello che vede sarà distrutto completamente. Cori, lei parla bene. Ed è convincente. E pare una cosa giusta e onesta. E lo è. Lo spero per lei. Ma c'è una cosa su di me che deve sapere, signor Borrego. Che cosa? Non mi piacciono le minacce. Che le piacciono o no, se i miei cavalli ne risentiranno, inchioderò lei e tutti gli agenti della forestale al muro. Andiamo, Lessi. Forza, vieni! Ti sei divertita? Non c'è vento, faremo un buon lavoro. L'elicottero è carico e pronto a partire. Bene, allora si parte. Andiamo. Vai a fare gli ultimi controlli. Va bene. Se io farò da coordinatore, saremo in contatto tutto il giorno. Andiamo, Lessi.
Elicottero 1, qui controllo. Elicottero 1, ti ricevo, Carl. Cori, è urgente, sospendi le operazioni. Che è successo? Uno dei cavalli di Borrego è morto. Arriviamo subito, elicottero 1, chiudo. A tutte le unità, qui elicottero 1. Sospendete immediatamente le operazioni. Ripeto, sospendere immediatamente. Quel cavallo valeva $10,000. E per quanto ne so, è solo l'inizio. Potrei perdere ogni capo del mio ranch. Abbiamo sospeso l'operazione, Borrego. Ma non posso garantirle che non siamo noi i responsabili. Lei mi garantisce? Sì, anch'io, signor Borrego. Bene, allora io vi garantisco che state andando incontro a un sacco di guai. Sto facendo fare delle analisi. Quando avrò i risultati, avrò le prove che mi permetteranno di distruggere voi e tutta la forestale. Cori, Borrego si sbaglia, però potrebbe danneggiarci. Bene, noi lo prenderemo in contropiede. Che vuoi dire? Useremo i risultati dei nostri esami. E se vuole la guerra, saremo pronti. Forza, Lessi. Sta cercando il puledro che ha conosciuto l'altro giorno. Tu cerca il tuo amico, noi abbiamo da fare. Direi di cominciare da qui. Un posto vale l'altro. Trovato niente? Nessuna traccia. Non potrebbe far male a una mosca, figurati a un cavallo. Proviamo a controllare da quella parte. Va bene. Cerchi Lessi? Beh, può restare qui. Andiamo a parlare con Borrego e poi torniamo a prenderla.
Prima era lei a dare gli ordini, Stuart. Adesso tocca a me. Zitta, Lessi. Ho detto zitta. Senta, Borrego, porteremo subito questi elementi in laboratorio. Vedrà che si sbaglia. Anche Carla ha constatato che non ci sono veleni tossici in questa zona, né sulla terra né nell'acqua. Lessi, calma. Forza, andiamo, Carla. Vieni, Lessi. Andiamo, entra. Lessi, torna subito qui. C'è qualcosa che non va, andiamo a vedere. Provate a dirlo ora che il vostro spray è innocuo. Ma non è possibile. Prego, venga a dare un'occhiata. Eccomi. Guardi qui. Erba pazza, una delle piante più velenose che si conosca. E soprattutto è pericolosa per i cavalli. Sì, io lo so. Lei possiede un antidoto? Sì. Forse siamo ancora in tempo per salvargli la vita. Carl, va a prendere la soluzione di Fowler, Ranch. Io aspetterò qui il vostro ritorno. Coraggio, Lessi. Faremo il possibile per salvare il tuo amico. È venuto il veterinario. Voi avevate ragione. È stata proprio l'erba. Metta in quarantena i suoi cavalli, almeno finché non avrà liberato i suoi pascoli da quell'erbaccia. Certo. Come sta il pulete? Abbiamo fatto il possibile. È solo una questione di tempo. Penso che ce la farà. Il suo cane ne sembra certo. Ma Borrego non presterà fede a uno stupido animale? No. No, sono io il vero stupido. Ma sto imparando. Grazie. Mi dispiace se ora ci rimettiamo al lavoro? Accomodatevi. Andiamo, Lessi. Grazie, Lessi.
Questo è il Parco Nazionale Inyo, in California. In questo parco, in cima alle maestose montagne bianche, vi sono delle conifere secolari. Pur segnati dall'ingiuria del tempo, ancora oggi questi maestosi alberi sfidano le intemperie e il passare dei secoli. Sono tra le cose più antiche che l'uomo conosca e resistono da circa 5.000 anni. Già in tempi biblici, questo albero, denominato Pino Alfa, metteva le sue radici fra le rocce e i crepacci di montagne alte 4.000 metri. Il terreno sul quale vivono queste piante secolari è estremamente fragile. Basta il piede dell'uomo per distruggere in un attimo quello che la natura ha creato in tanti secoli. E quindi a tutti i veicoli è consentito viaggiare soltanto sulla strada. Allora, Lessi, questa foresta è un po' diversa da casa nostra, vero? Diversa da casa di chiunque, a meno che non si abbiano alberi di 4.000 anni in giardino. Ciao, Terry! Ciao, Doyle! Cory, questa è Terry Young. Abita ai piedi della montagna. Terry, questo è Ranger Cory Stewart. Piacere di conoscerla. Piacere mio, Terry. Lavora con me a un programma di ricerca. E questa bellezza chi è? Si chiama Lessi. Ah, mi piacerebbe portarti con me, sai? A patto che venga anche il suo padrone. Gli Young hanno già uno zoo nel loro ranch grazie a questa signorina. Se potesse, addomesticherebbe anche un giaguaro. È la mia passione. Adesso ho da fare con quel puledro. È nervoso come uno scoiattolo. Credi di aver vinto, Cacao? Buono. Sta calmo. Vedi? Cerca solo di fare amicizia. Così va meglio. Che lavoro stavate facendo? Prendiamo dei campioni all'interno degli alberi più vecchi. Ci aiuteranno a prevedere l'andamento a lunga scadenza delle piogge annuali. Guardi. Ecco, vedi? La grandezza dei vari anelli ci racconta una storia. Storie di annate, di piogge, di siccità. Questi alberi sono le cose viventi più antiche sulla Terra. Alcuni sono vecchi più di 5.000 anni e si mantengono perfettamente. La natura ne ha fatte di tutti i colori, ma loro sono sempre in piedi. Un bel monumento alla sopravvivenza, vero? Come no? E se riescono a sopravvivere ai cacciatori di souvenir, potranno esserci ancora fra alcuni secoli. Di solito si tratta di vandalismo. Una cosa che alla forestale costa quasi 5 milioni di dollari all'anno. Già, tutti i soldi buttati via. Ah, sarà meglio che vada. Se tardo per la cena mi butteranno fuori. Domani siete qui? Ci puoi contare. Ah. Allora ci vedremo. Ciao, Lessi. Ciao, Terry. A domani, Terry. A domani. Prendiamo la roba e scendiamo giù anche noi, eh? Andiamo, Lessi. Thank you.
Avevi ragione, John. È un buon posto per accamparci. Già, perfetto. Ho una fame. Anch'io. Ehi, ascolta, mentre io preparo il fuoco, tu pensa alle vetovaglie, va bene? Ci accampiamo qui. D'accordo. Questa roba dovrebbe bruciare subito. È bella secca. Ecco. Grazie. Questa sì che è vita, Johnny? A chi lo dici? Tieni. Bello qui, proprio bello, vero? Già. Ehi, guarda, ha preso in un attimo. E senti che profumo, molto buono. Guarda che roba, un pezzo di storia andato in fumo. Secoli di vita usati per accendere un fuoco. Ciao, Terry. Buongiorno, signor Stewart. Non l'avranno mica tagliato. Purtroppo sì. E chi è stato? Ieri abbiamo visto quei due ragazzi, forse sono stati loro. Non potete fare niente. Sì, certo, ma bisogna dimostrarlo. C'è una forte multa per chi rovina questi alberi e per chi guida fuori dalla strada. Tracce di motorini, vedi? Ci vorranno degli anni prima che la natura possa riparare un danno simile. Potrebbero essere ancora da queste parti. Lei porti con sé Lessi. E se vede due ragazzi in moto, cerchi di capire dove sono diretti. Poi ci penseremo noi. D'accordo, signor Stewart. Vieni, Lessi. Andiamo. Bene, mettiamoci al lavoro. Spengiamo il fuoco e togliamo di mezzo questi tronchi. Sì.
Cosa c'è, Lessi? Su, muoviti. Senta, se vuole l'accompagniamo giù. Si farà visitare da un dottore. Non importa. Ho degli amici che lavorano da queste parti. Portatemi da loro. Sì. Certo, certo. Dove sono? Dove avete acceso quel fuoco ieri sera con la legna degli alberi. Voi non vi rendete conto di quello che avete fatto, vero? Abbiamo acceso un fuoco. Che c'è di strano? Con della legna vecchia di 4 secoli. Guardate quegli alberi. Non vi siete accorti di niente? Ci vuole un'eternità perché crescano in quel modo. E pochi minuti per distruggerli. Le assicuro che non lo sapevamo. E vi sembra una buona scusa? Senta, ci dispiace. Bisogna aver rispetto della natura. Dispiacersi non basta. Thank you.
Ecco, ora è a posto. È stata fortunata. Senta, che possiamo fare per sistemare un po' le cose? Innanzitutto dovreste smetterla di correre qui come se fosse una pista. E poi dovreste imparare a usare i parchi nazionali come dovrebbero essere usati. Sì, signore. Che spettacolo! Cacao! Grazie, Lessie. Ha visto com'è tranquillo? Sembra cresciuto all'improvviso. Beh, può accadere. Qualche volta succede anche alle persone. Si è fatto tardi, a casa ti staranno aspettando. Vieni, ti do una mano. Grazie.